Si è svolta ieri sera al Casinò di Arco la 10ª edizione del Ballo degli Artigiani. I 13 membri della categoria si sono vestiti di nero a mo' di ladri, con il volto dipinto di nero e ballando sulle note di ladri di biciclette. Oltre 200 i partecipanti alla serata goliardica, molti vestiti in maschera. Vediamo ora l'intervista fatta al presidente Graziano Rigotti e alcuni momenti della serata. Bene, anche quest'anno abbiamo voluto fare il carnevale, il gran carnevale, il gran ballo dell'artigianato e come avete visto anche ci siamo messi in gioco anche quest'anno facendo un nuovo balletto che purtroppo l'anno scorso non abbiamo potuto fare. Si tratta del ladro di biciclette e sapete benissimo che sono tutti artigiani seri e stimati che si mettono in gioco una volta all'anno per poter portare, per poter insomma riuscire a raccogliere un po' di fondi, un po' di beneficenza che poi serviranno per i nostri progetti, per i nostri progetti futuri che dopo aver finito il progetto con la cooperativa Eliodoro, adesso ci stiamo attivando con altre associazioni e con altre cooperative per poter sopperire un po' anche ai... Ringrazio la nostra maestra Annalisa Facincani che ci segue tutti gli anni e appunto stiamo seguendo dei progetti per poter insomma aiutare anche altre associazioni e altre cooperative sempre nel sociale che però riguardino anche la parte lavorativa e la parte insomma che riguarda anche il nostro settore, l'artigianato.